Stiamo continuando questo programma di illuminazione e di sicurezza per i cittadini su tutto quanto il territorio. Stasera inauguriamo 58 nuovi punti luce. Qui siamo in via Oliveti, è la prima strada che inauguriamo stasera, poi ce ne abbiamo altre 8 a seguire, 8 strade a seguire in tutta quanta il quadrante di Isola Sacra. Come abbiamo visto dalla Nova la settimana scorsa, abbiamo illuminato una serie di strade. Stasera facciamo Isola Sacra, strade che si vanno ad aggiungere a quelle già inaugurate un mese fa. Poi dalla prossima settimana passeremo su Maccarese, su Fregene e di nuovo ad Arranova. Quindi stiamo cercando di portare la luce in tutti quanto il territorio, toccando le varie località. Abbiamo via Oliveti, via Ligobbi, poi abbiamo via Durigon, via Colfellinon, via Dintino, quindi tutta una serie di strade che ricadono su questo quadrante di Isola Sacra. Questo intervento programmato sull'Isola Sacra nella zona di Maccarese per dare anche lì, diciamo, delle risposte e così via. Purtroppo abbiamo una carenza sotto questo aspetto in tantissimi dei nostri quartieri e stiamo intervenendo su tutto, però l'essenziale, come io continuo a dire, è la continuità. Grazie ovviamente a tutti i nostri collaboratori, grazie ovviamente in questo caso all'assessore ai lavori pubblici, gli altri assessori stanno facendo ovviamente anche altri lavori, e grazie ai cittadini che ci hanno sopportato ancora per tanto tempo, perché poi dopo non è semplice no, abitare in una zona densa come questa, al buio, magari in una situazione di pericolo, eccetera, però piano piano ci stiamo arrivando.